Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti a questa mia nuova serie documentaristica sulla materia oscura. Questa serie di video usciranno tutti i mercoledì alle ore 17 e ci terranno compagnia per i prossimi 2-3 mesi. Io adesso vi lascio al primo episodio del documentario sulla materia oscura, l'introduzione, e poi ci vediamo alla fine del video per le conclusioni. Buona visione! La materia oscura, l'elemento più misterioso dell'universo. La scoperta sia della materia oscura sia dell'energia oscura rappresentano uno dei risultati scientifici più rilevanti degli ultimi tempi. Per farci un'idea della loro straordinaria importanza, bisogna tener presente che queste due misteriose sostanze costituiscono il 95% del contenuto dell'universo. Il 5% restante è costituito da materia ordinaria, di cui sono fatte le stelle, i pianeti, il gas, la polvere cosmica e anche noi. Fino a non molto tempo fa, credevamo che questa materia ordinaria fosse l'unica sostanza a costituire l'universo. Ora sappiamo che essa ne rappresenta solo una parte e che è molto modesta. La materia e l'energia oscure, tuttavia, non sono importanti solo perché tanto abbondanti, lo sono anche perché diverse. Le attuali teorie della fisica, che si occupano dello studio delle particelle, descrivono in modo esaustivo il comportamento e le proprietà della materia ordinaria, ma non sono sufficienti per comprendere l'esistenza e le caratteristiche della materia e dell'energia oscura. Quando saremo in grado di descrivere con precisione, saremo forse in grado di comprendere aspetti nuovi e profondi, forse rivoluzionari, sull'universo. Fino ad ora la presenza di questi due ingredienti maggioritari del cosmo è stata messa in evidenza grazie agli effetti gravitazionali che producono attorno a loro, a livello locale e nell'universo, visto nel suo insieme. Le prove, come vedremo, sono realmente significative, soprattutto nel caso della materia oscura, anche se non è possibile effettuare un rilevamento diretto in grado di fornirci informazioni sulle sue caratteristiche concrete. Si può quindi dire che siamo a metà strada nel percorso verso la loro scoperta e quindi in un momento emozionante, sia dal punto di vista teorico sia da quello sperimentale e dell'osservazione. Questa situazione può essere paragonata a quella esistente all'epoca dei grandi navigatori e scopritori del Rinascimento. L'Europa iniziava a prendere coscienza di non essere il centro del mondo, ma soltanto una parte di esso e nemmeno tra le più grandi. Su tutto il resto si conosceva molto poco, vi erano zone ancora inesplorate e il loro contenuto rimaneva un'incognita. Paradossalmente, man mano che si iniziava a conoscere meglio come fosse realmente fatto il mondo, sempre più questo si presentava misterioso e insieme più promettente. In fin dei conti, questa terra incognita non smetteva di rappresentare un'opportunità, specialmente in base a ciò che conteneva e a come tale contenuto avrebbe potuto essere sfruttato. Sappiamo dove si trovano la materia e l'energia oscura, ma ignoriamo molto in merito alla loro natura. Essa non solo sono lì fuori, ma sono anche qui, tra di noi, dato che pervadono tutto l'universo. La loro presenza enigmatica stimola la nostra curiosità e ci ribadisce il fatto che la conoscenza che abbiamo della loro natura è ancora incompleta. Il loro studio rappresenta una grande opportunità per conoscere meglio gli aspetti più profondi della loro natura. Questa è la ragione essenziale per cui la comunità scientifica si sta dedicando intensamente e con passione al loro studio, dal punto di vista sia teorico sia dell'osservazione. La materia e l'energia oscura hanno alcune caratteristiche in comune. Sono invisibili, molto abbondanti e si trovano ovunque. Al tempo stesso, però, sono anche radicalmente diverse tra loro.
La materia oscura è distribuita nell'universo in maniera disomogenea e forma gigantesche nubi di densità variabile all'interno e attorno alle galassie e, in misura minore, in altre aree apparentemente vuote, ove queste nubi si estendono come lembi di nebbia. Secondo le ultime stime, la materia oscura rappresenterebbe all'incirca il 27% del contenuto totale dell'universo, pertanto 5 o 6 volte più abbondante della materia ordinaria. È possibile che sia costituita da qualche tipo di particelle elementari o quasi elementari e ancora sconosciute, che in questo stesso momento stanno attraversando il nostro corpo con un flusso di migliaia di particelle a secondo, e forse anche di più. Nonostante esistessero indizi precedenti, le prime prove sistematiche relative alla presenza della materia oscura si ottennero negli anni 70 del secolo scorso, grazie all'osservazione del loro potente effetto gravitazionale sulle stelle che orbitano nella periferia delle galassie. Ciò nonostante, anche allora si dubitò della loro esistenza, in quanto gli effetti gravitazionali potevano, a volte, essere dovuti al fatto che la legge gravitazionale universale di Newton non risultava valida a queste gigantesche distanze. Di fatto, grazie al lavoro eccezionale di Einstein, oggi sappiamo che la legge di Newton in alcune situazioni non risulta corretta. In questo caso, tuttavia, esistono prove convincenti sul fatto che la materia oscura esista realmente. Come vedremo, queste prove sono il risultato dello studio di situazioni cosmiche singolari, come le collisioni di ammassi galattici, che suppongono autentici esperimenti naturali di dimensioni colossali. D'altro canto, si è anche insinuato il dubbio che la materia oscura fosse in realtà materia ordinaria, che avesse assunto una forma difficile da individuare, ad esempio piccoli planetoidi che vagano per lo spazio interstellare e intergalattico. Questa possibilità, tuttavia, venne praticamente scartata. Per comprendere il fenomeno dobbiamo risalire ai primi istanti di vita dell'universo, all'epoca del Big Bang, quella grande esplosione che ha lanciato dietro sé resti anche osservabili nell'universo e a riprova di ciò che avvenne in quel periodo primordiale e violento. Ad esempio, quando si formarono i primi atomi, l'universo diventò trasparente e pieno di luce. Quella luce è arrivata fino ai giorni nostri sotto forma di una debole radiazione di fondo a microonde, individuata per la prima volta nel 1964. Sappiamo quindi che la materia oscura era già presente in quell'epoca remota e ha lasciato impronte inconfondibili in questa radiazione di fondo. Impronte simili a quelle che lascerebbe un immaginario uomo invisibile che cammini sulla neve, lo studio di queste impronte, realizzato nel XXI secolo, ha fornito informazioni preziosissime sulla natura della materia oscura, che esclude virtualmente la possibilità che si tratti di materia ordinaria. Ma allora, che cos'è la materia oscura? Per analizzare tale questione, ripasseremo quanto già conosciamo della materia ordinaria, che racchiude segreti affascinanti e rompicapi teorici. La soluzione a questi rompicapi sembra supporre l'esistenza di una nuova fisica ancora sconosciuta, per la quale esistono però proposte appassionanti, ad esempio l'esistenza di ulteriori dimensioni spaziali, oltre alle tre ordinarie. È possibile che la materia oscura sia una conseguenza di questa nuova fisica e di fatto, come vedremo, i candidati per studiarli sono il risultato di queste proposte teoriche. In ogni caso, la comunità scientifica sta facendo un grande sforzo per individuare la materia oscura, seguendo strategie differenti e realizzando diversi esperimenti, ad esempio in miniere profonde, nei ghiacci del Polo Sud o all'interno di sonde speciali.
È possibile inoltre che si riesca a riprodurla artificialmente all'interno degli acceleratori di particelle moderne, come l'LHC. Benché la tanto desiderata rilevazione diretta non sia ancora possibile, gli sforzi a livello sperimentale non sono stati vani. Oggi sappiamo molto su ciò che la materia oscura non può essere. Se così non fosse, probabilmente sarebbe già stata individuata. Per quel che concerne l'energia oscura, essa sembra essere ancora più strana. Si tratta di una sorta di energia associata allo spazio, che riempie uniformemente tutto l'universo, inclusi gli spazi apparentemente vuoti. Possiamo immaginarla come un campo, somigliante al campo elettrico, ma con una caratteristica differente, che riempie il cosmo in maniera omogenea. Benché la sua densità sia realmente minuscola, nel volume della Terra ci sono circa solo 7 mg di energia oscura. Il fatto che si diffonda su grandi spazi apparentemente vuoti del cosmo fa sì che il suo contributo totale sia molto significativo. L'energia oscura è l'ingrediente più abbondante dell'universo, quello che segnerà il suo destino, dato che l'espansione accelerata che essa produce finirà col separare le galassie in maniera talmente estrema che solo quelle più lontane rimarranno visibili. Il resto scomparirà a tutti gli effetti dal nostro universo osservabile. I futuri abitanti della nostra galassia contempleranno un cosmo completamente oscuro e vuoto. Spiegare l'origine e l'abbondanza dell'energia oscura rappresenta per la fisica una sfida straordinaria. Le possibili spiegazioni in possesso della comunità di fisica teorica si addentrano completamente nel campo della speculazione. Tra queste troviamo il concetto di multiverso. Esiste la possibilità che l'evoluzione cosmica abbia generato nell'universo aree scollegate le une dalle altre e con proprietà fisiche differenti, da qui il termine multiverso. Il fatto che gli esseri umani possano esistere solamente in un universo che abbia le proprietà adeguate per dare origine alla vita, quello che è conosciuto come principio antropico, potrebbe spiegare l'abbondanza dell'energia oscura che osserviamo, oltre ad altre intriganti proprietà delle leggi fisiche. Un multiverso del genere potrebbe essere stato generato da un altro processo di espansione accelerata, somigliante a quello che stiamo vivendo ora, ma che avvenne all'inizio dell'universo e che fu di dimensioni colossali. In uno scenario del genere, chiamato universo inflazionario, il nostro particolare universo sarebbe in realtà una bolla abitabile all'interno di un oceano spaziale che potrebbe continuare a espandersi all'infinito e in maniera vertiginosa. In questo caso ipotetico, il nostro universo finirà per spegnersi, ma la produzione di nuove bolle, cioè di nuovi universi, continuerà in eterno. Si tratta di un'ipotesi audace, è vero, ma la storia della scienza ci ha insegnato che spesso la realtà supera la più azzardata delle nostre congetture. Eccomi qua per le conclusioni del mio primo episodio del documentario sulla materia oscura. Allora, vi ho presentato questo documentario, sono stati circa 10-11 minuti. Se sei arrivato fino a questo punto mi fa un sacco piacere, quindi ti consiglio, iscriviti se non vuoi perdere tutti i prossimi episodi di questo documentario sulla materia oscura. Lascia un bel like e un bel commento. Io adesso ti saluto e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle ore 17, con l'episodio 2 che si intitola La scoperta della materia oscura. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre con la mia serie documentaristica sulla materia oscura. Ora vi lascio i miei titoli di coda, dove troverete altre proposte di video presenti sul mio canale. Io vi saluto e vi ringrazio come sempre che continuate a seguirmi. Ciao!